La protesta dei lavoratori della logistica davanti ai cancelli dell'AIA di San Martino Buonalbergo fanno capo ad una cooperativa e chiedono parità di diritti e trattamenti. Intanto prosegue la protesta della Beko di Bevilacqua. Angelo Pangrazio. Noi chiediamo di essere assunti con l'AIA, perché se abbiamo fatto 16 anni lavorare qua, perché noi dobbiamo essere indifferenti agli altri? Sono quasi tutti di origine pakistana, indiana e nordafricana gli oltre 400 lavoratori della logistica in servizio all'AIA di San Martino Buonalbergo. Chi per 10, chi per 20 anni sono passati di cooperativa in cooperativa senza maturare livelli salariali, scatti di anzianità, diritti e tutele. Stiamo lavorando con la cooperativa da 16-17 anni. Ora protestano davanti ai cancelli dell'azienda agroalimentare. Dipendono da una cooperativa che fa parte di un consorzio romano. Si occupano di carico e scarico merci in partenza e arrivo nei capannoni. Mostrano cartelli per chiedere diritti e parità di trattamento col riconoscimento dell'intera indennità di malattia, degli straordinari e del contratto nazionale della logistica. Livelli, infortuni e malattie, tipo di buoni mensa e quella roba e via, eccetera. Siccome adesso la benzina si alza e tutte le cose si alzano e il nostro stipendio è sempre quello, noi abbiamo famiglia, abbiamo figli e siamo stanchi. Anche per pesciare, per andare in bagno, sempre dobbiamo fare fila, ma loro sempre dicono ragazzi, ritardi, ragazzi, per loro sempre dobbiamo rispettare le regole, però loro non rispettano le regole. La protesta all'AIA, sostenuta da ADL Cobas, si aggiunge a quella in corso a Bevilacqua, nella Bassa Veronese, dove da giorni alcuni lavoratori sono saliti sul tetto della Veco, azienda metalmeccanica, una forma di protesta radicale per contestare l'annunciata riduzione dei posti di lavoro.